tutti, allora un Alfa Whisky 139, ultimo titolato dell'azienda nazionale Leonardo, che è un equipaggio composto da 5 persone, pilota comandante, copilota, un tecnico di bordo in versione pericellista e 2 sommozzatori. Adesso vedete, stanno simulando una simulazione di recupero di mal capitato insomma in acqua. Provvederanno a calare un sommozzatore senza fare il lancio, così simulando anche la possibilità, non conoscendo la profondità dei fondali o quantomeno potrebbero esserci ostacoli sotto, quindi una simulazione costruita in questo senso. Vedete che il sommozzatore si porta ad uscire dall'elicottero. La difficoltà di queste manovre è ovviamente l'assenza di riferimenti distanti, considerate che magari può essere svolta con bassa visibilità o con condizioni, questo è rivolto in particolar modo all'assistenza, alla stabilizzazione alla guida, che aiutano molto il pilota a tenere il punto fermo. In particolar modo in questa fase il tecnico pericellista è un grandissimo supporto, anzi quasi diventa gli occhi del pilota, del comandante, del gestore di operazione. Questo è un elicottero, come aveva accennato prima il capitano dell'aeronautica, 1530 cavalli di motore, 7000 kg di peso massimo a picollo. Diciamo è un po' la giocchiello dell'industria italiana e di del mondo. Adesso vedete la particolarità è che già il sommozzatore, il soccorritore già viene calato. E questo farà sì in modo che quando si arrivi sul target, diciamo, ci sia poca distanza per poter prendere il pericolante. Questo ci consente di evitare che chi sta sotto venga investito dal flusso rotore, quindi cominci a spostarsi e poi costringere a ricorrere di dietro. Quindi questo è un po' il concetto di andare a pista e prima si aggancia il pericolante e non il rosso del pericolante. Potete notare il flusso d'aria che si sposta, cioè l'acqua che viene sollevata dal flusso d'aria sul mare, potete capire che chi deve lancio, recupero, agganciato, portano su, e il volto comincia ad impolarsi lentamente. I sommozzatori possono essere sostituiti da 2 operatori soccorritori che sono attestati a tutti i soccorsi. La sovrintendenza dei vigili del fuoco in base a Venezia e il Veneto e il Friuli Venezia. Quindi noi operiamo dalla vena fino al traviso di Venezia. Adesso la manovra fa sempre un avanzamento laterale a dritta. Giustamente sta spalmato il gente in pubblico. Prendo con l'inchino. Tutte queste operazioni queste richiedono sempre un addestramento e una passione continua, che a volte vanno a guidare quello che si dice per fare per tutti e soprattutto.